Buongiorno e bentrovati alla seconda parte di Prima di tutto con noi questa mattina. Lo presento subito e lo ringrazio Buongiorno. per aver accettato il nostro invito. Massimo Fraticelli, il presidente dell'Osservatorio Indipendente dell'Acqua. Parlare dell'acqua oggi sicuramente interesserà a molti. Sulla sicurezza, a che punto stiamo? Allora, a che punto siamo? Sostanzialmente le questioni non sono cambiate di molto rispetto agli anni, perché ormai siamo passati a un paio d'anni che ci stiamo rioccupando di questa questione. Non sono cambiate molto perché abbiamo un sistema di controllo più, come dire, incisivo, più attento che viene fatto dell'acqua che viene appunto dalla zona delle autostrade, della strada dei parchi, e quindi circa 700 litri vengono maggiormente controllati. C'è sempre un protocollo d'intesa in atto per cui autostrada dei parchi, prima di svolgere qualunque azione all'interno delle gallerie, è costretta a chiedere i pareri e sentire il gruppo di lavoro con l'ARTA e con la ASL. Questo già, come dire, fa da filtro e impedisce che possano usare prodotti particolarmente invasivi o altri sistemi di questo genere. Nello stesso tempo dobbiamo ricordare che per i 110 litri al secondo che provengono dalla zona dei laboratori di fisica nucleare, quelli non vengono immessi nella rete potabile. Quindi noi tuttora continuiamo a mandare, cosiddetto a scarico, 110 litri al secondo di acqua buona che dovrebbe invece stare nei rubinetti dei teramani. E questo è uno dei problemi che rimane in atto. Ormai sono passati 2 anni da quel maggio nella quale la città di Teramo si è completamente, come dire, risvegliata dal fatto che non potesse più utilizzare l'acqua. E quindi da quel tempo ad oggi sostanzialmente i passi se ne sono stati fatti, ma concreti e reali verso la messa in sicurezza del nostro acquifero ancora no. Noi continuiamo a dire ai cittadini che l'acqua del rubinetto va bevuta. E lo continuiamo a dire perché siamo convinti che sia molto più attenta e controllata. E in ogni caso è sempre più attenta e controllata di quella che proviene, sappiamo tutti, da bottiglie di plastica. Sì, anche perché poi c'è anche dubbio sulla conservazione, È purtroppo certo. lo sappiamo, tanti È sono certo. i sequestri effettuati Sì, dalla Guardia di comunque sono Finanza nei materiali che vengono magazzini, stoccati, certo. caricati nei camion o spostati. La nostra acqua è un'acqua che, qualora Strada dei Parchi e i laboratori di fisica nucleare come dire, avessero coscienza del luogo in cui si trovano e quindi cambiassero il loro atteggiamento con un maggior controllo e con una messa in sicurezza, quindi come dire, evitare che ci sia contatto fra ciò che avviene sopra e le condutture dell'acquifero, credo che arriveremo a un margine di sicurezza notevole. Però questo deve essere fatto e ancora non viene fatto. Comunque, eventuali sversamenti di questo periodo non comunque comprometterebbero, perché Verrebbero noi quell'acqua lì non la beviamo. quella che proviene dai laboratori? No, il fatto che va mandata a scarico non deve essere, cioè è un sollievo se vogliamo da parte dei cittadini, ma deve essere preso come un qualcosa di estremamente negativo, perché noi in un momento come questo, che sappiamo che attraverso i cambiamenti climatici la riduzione delle quantità dei bacini idrici è notevole, mandare a scarico, non utilizzare 110 litri al secondo di acqua è davvero qualcosa di estremamente grave. Teniamo presente che quest'acqua che viene mandata a scarico comunque finisce in natura, comunque finisce nei torrenti, va nel Mavore, comunque è in un'area parco e quindi in ogni caso non potrebbe neanche essere mandata, qualora lo fosse con tracce di inquinanti, liberamente nel territorio. Certamente, poi c'è un'istanza, lo ricordiamo sempre, da parte del Procuratore della Repubblica di Teramo, di fare chiarezza, sicuramente di fare azioni No, affinché si metta in sicurezza c'è la definitivamente. questione giuridica aperta e in campo importante. A settembre più o meno mi pare che comincerà il vero e proprio Sì. processo. L'osservatorio, o meglio, le associazioni che compongono l'osservatorio, alcune associazioni che compongono l'osservatorio, hanno preparato già tutta la documentazione e si costituiranno parte civile. Quindi il WWF, Cittadinanza Attiva, che è un'associazione molto forte che si occupa dei diritti dei consumatori. La Lega Ambiente, Mountain Wilderness, si costituiranno parte civile all'interno del processo. Per cui avremo a settembre l'inizio di questo processo e cercheremo di seguirlo con attenzione. Ma anche qui la questione processuale non è l'obiettivo No, certo che dell'osservatorio. Il no, nostro però obiettivo è la magari messa in può sicurezza. Certo. essere anche da stimolo per far muovere qualcosa Beh, in tempi lo è stretti. stato, se vogliamo, già lo è stato, un po' uno stimolo, una spinta nei confronti degli enti. E speriamo che, come dire, faccia chiarezza poi su quelle che sono le responsabilità. Però ecco, l'obiettivo primario deve essere quello della messa in sicurezza e quindi è un compito da parte degli enti. A questo punto veramente potremmo dire del futuro commissario.
Sulla questione ci sono stati tanti interventi da parte di tantissime istituzioni, politici e non, associazioni, ecco, sicuramente soprattutto anche la vostra, che poi la gestisce in maniera diversa la cosa. Ecco, anche questi interventi sono importanti, ecco. Conoscere la verità, conoscere quali saranno noi i passi futuri. L'abbiamo detto spesso che questa vicenda già dall'inizio, da come era nata attraverso, come dire, un offuscamento di quelle che sono le normali regole della trasparenza e della conoscenza. Noi diciamo che i cittadini devono essere informati, perché solo quando sono realmente informati possono anche comprendere il disagio, possono anche comprendere le difficoltà e seguire una vicenda. Se non si è informati, se non si ha la trasparenza reale nell'informare, ecco che possiamo facilmente creare situazioni anche spiacevoli nei confronti dei cittadini stessi. E noi siamo arrivati a questo momento in cui c'è una parte, come dire, una soluzione verso la messa in sicurezza che viene tracciata dalla scelta da parte del governo di emettere nel decreto sblocca cantieri la nomina di un commissario straordinario. Noi al commissario straordinario, l'abbiamo sempre detto, eravamo abbastanza contrari, perché ci ricordiamo perfettamente quello che avevamo vissuto già col commissario Balducci negli anni passati, sì. 82 milioni di euro spesi male, tra l'altro c'è sempre una parallela inchiesta che cammina, che cercherà di mettere in luce anche che fine hanno fatto questi 82 milioni di euro, che ovviamente non sono stati spesi tutti per la messa in sicurezza. Sappiamo che una parte di questi, circa 20 milioni di euro, hanno stati investiti realmente per mettere in sicurezza una piccola parte delle condutture, diciamo circa un chilometro su 11. Beh, di questi 1000 metri sappiamo anche che non sono serviti a niente, perché poi i fatti del maggio 2017 ci portano a dire che i contatti erano ancora esistenti. Quindi il governo ha deciso di nominare un commissario. Noi a questo commissario, l'abbiamo detto, all'inizio eravamo contrari, volevamo che ci fosse un'assunzione di responsabilità da parte degli enti, quindi che fosse la regione stessa a caricarsi della messa in sicurezza, che tra l'altro noi non vediamo come un'azione emergenziale, perché non può essere ritenuta un'emergenza una situazione conosciuta da 16 anni, sostanzialmente, e di cui gli enti erano a conoscenza di ciò che avrebbero dovuto fare. Quindi non si tratta di una situazione emergenziale che nasce da un fatto così, da un fatto nuovo, immediato, a cui non possiamo mettere riparo. Nasce da una sciatteria, se vogliamo, da una omissione da parte degli enti, e noi ci ritroviamo oggi a dover di nuovo, come dire, confrontarci con un'emergenza su un fatto che emergenziale non è. Quindi volevamo questo, che fossero, però la battaglia l'abbiamo fatta, l'hanno fatta anche altri enti. Siamo arrivati adesso alla nomina del commissario. Il commissario in sé per sé è uno strumento per agire. Adesso noi stiamo lavorando perché questo commissario possa agire nelle giuste maniere, in quello che noi riteniamo essere una giusta maniera. Il decreto sblocca cantieri, che contiene la nomina, contiene l'articolo che va a nominare il commissario, comunque ipotizza la nomina del commissario, che traccia le linee guida per la nomina del commissario, noi l'abbiamo in qualche maniera osteggiato, abbiamo chiesto che fosse modificato e migliorato. In Senato abbiamo fatto un'operazione di modifica e di presentazione di subemendamenti tramite la senatrice Loredana De Petris, ovviamente non sono stati accettati. Siamo andati alla Camera, in questo momento il decreto sblocca cantieri è in votazione in sede di Camera, penso che il martedì 18 concluderà le votazioni, e abbiamo fatto anche un'audizione lunedì in sede di Commissione Ambiente della Camera. Un'audizione nella quale abbiamo voluto chiarire gli aspetti negativi di questa nomina di commissario. Abbiamo chiarito che manca completamente quegli aspetti legati proprio alla trasparenza e all'informazione dei cittadini. La nomina del commissario in sé per sé prevede anche la nomina di una cabina di regia in cui faranno parte Regione Abruzzo, la ASL di Teramo, la ASL dell'Aquila, faranno parte il sindaco di Teramo, il sindaco di Isola, la provincia di Teramo e la provincia di Aquila, però manca completamente l'aspetto delle rappresentanze dei cittadini in questa cabina di regia. Abbiamo chiesto che le associazioni fossero inserite con propri rappresentanti, che ci fosse una rappresentanza dell'osservatorio che unisce 11 associazioni, che tra l'altro sono tutte associazioni che hanno già riconoscimenti ministeriali, quindi hanno già, come dire, compiti istituzionali di azione ben definiti. E noi abbiamo chiesto fortemente che ci potessimo essere, perché intendevamo continuare a portare avanti questa opera di spinta nei confronti degli enti e di informazione dei cittadini. L'aspetto della trasparenza in questo momento non è tracciato, vediamo che succede
alla Camera. Se il governo decidesse, lo potrebbe anche fare, di inserirlo. Sappiamo che se dovesse mettere la fiducia del voto, è chiaro che non verrà modificato l'articolato così come è arrivato dal Senato, e quindi ci troveremo ad avere un commissario che agirà sempre, speriamo noi, in una maniera giusta, ma che noi non abbiamo uno spazio marginale forte per seguirlo. Lo continueremo a fare dall'esterno, ma non certo dall'interno. Per quanto riguarda invece la convivenza tra appunto la sicurezza, per la sicurezza dell'acqua, con il laboratorio di fisica nucleare? Beh, questa è una bella domanda. I laboratori al 2020 finalmente hanno tracciato che porteranno all'esterno le famose sostanze pericolose e tossiche che ci sono circa 2000 tonnellate di sostanze fra acqua ragia e benzeni e vari idrocarburi. E sono sostanze estremamente pericolose che non possono essere a ridosso di un acquifero, non possono stare vicine ad un acquifero. Sembrerebbe che i laboratori abbiano deciso che al 2020 termineranno, dopo aver fatto cosiddetti, tra virgolette, oserei dire, loro comodi, perché purtroppo la realtà è questa. I laboratori sono sempre stati estremamente chiusi a quelle che sono le esigenze della localizzazione in cui si trovano. Noi nel tempo abbiamo portato alla luce tutta una serie di problemi. Sappiamo la mancanza di piani di sicurezza che si stanno aggiornando adesso, ma che nel passato erano assolutamente deficitari. E abbiamo osteggiato un nuovo esperimento che portava altre sostanze estremamente pericolose all'interno. Insomma, i rapporti non sono, come dire, idilliaci. Noi riconosciamo sicuramente una grande, come dire, efficienza, l'importanza anche della ricerca scientifica. Della ricerca, ma io stesso, certo, ho amici che lavorano col Gran Sasso Science Institute, tra l'altro un'esperienza bellissima che si fanno fare a giovanissimi ricercatori che hanno modo di confrontarsi con tutti gli altri ricercatori dei paesi del mondo, hanno modo di avere tecnologie, conoscenze, quindi è veramente un ambiente interessante. Però se è un'eccellenza da quel punto di vista, deve diventare un'eccellenza anche dal punto di vista di come si colloca in un territorio estremamente delicato. Il rispetto delle normative ambientali, il rispetto delle normative della sicurezza deve diventare un fiore all'occhiello. Se sei eccellente nella ricerca, devi essere eccellente anche nella gestione dei tuoi locali per la ricerca. Questo è un problema che abbiamo sempre sollevato nei loro confronti. Come dire, possono convivere due elementi, possono convivere e devono convivere, se vogliamo, ma nel momento in cui i laboratori si rendano conto della loro localizzazione, di dove si trovano. Perché davvero qualunque altro errore che dovesse capitare adesso nei confronti della nostra acqua, nei confronti comunque di quella localizzazione, non avremmo proprio modo di poterlo, come dire, far passare ai laboratori di fisica nucleare. Devono cambiare il loro atteggiamento nei confronti del luogo in cui si trovano. Non sono in un luogo normalissimo, sono all'interno di una montagna, diciamo nel cuore del Gran Sasso, si trovano in un sito di interesse comunitario, si trovano in un parco nazionale. Ci sono delle normative da rispettare, dovranno cominciare a fare le valutazioni sopra, di incidenza sopra una fonte e le valutazioni ambientali, approvvigionamento. In più, sopra, come dicevi, appunto, sopra una fonte di approvvigionamento che dà da bere a 700.000 cittadini in Abruzzo. È strano dirlo, ma quando abbiamo raccontato ai parlamentari della Commissione Ambiente la vicenda del Gran Sasso, e anche quando c'è stata la conferenza stampa che abbiamo tenuto nazionale, appunto, presso il Senato, moltissimi si sono stupiti dei numeri, perché 700.000 cittadini, il 50% della popolazione abruzzese. Sì. Cioè è un numero importante, 50% della popolazione abruzzese. Anche fossero di meno, sarebbe comunque eclatante, certo, per la gravità. Certo, ma per noi è gravissimo, perché senza quei 700 litri che provengono attualmente appunto dalla zona, diciamo, delle autostrade, noi non avremmo dell'acqua. Noi dovremmo servirci di cosa? Di autobotti? Come faremmo? Quindi la situazione è estremamente delicata, molto importante. Per cui la messa in sicurezza è l'obiettivo principale. Siccome siamo nel 2020, abbiamo conoscenze giuridiche e tecniche, dobbiamo dimostrare, anzi lo Stato deve dimostrare, che è in grado di mettere in sicurezza una parte del suo territorio. E lo deve fare lo Stato, perché sia l'autostrada che i laboratori sono dello Stato. Sono strutture dello Stato, in concessione, in gestione, ma sono strutture dello Stato. Lo stesso vale per l'autostrada dei parchi e per i gestori attuali dell'autostrada dei parchi. Ecco, facendo un passo indietro, come avete visto voi la decisione poi ritirata, cambiata, di chiusura del traforo da parte di Strada dei Parchi?
Ma la questione del traforo noi l'abbiamo individuata subito e, come dire, catalogata subito come una forzatura, nel senso che loro attraverso questa dichiarazione molto forte hanno impresso un'accelerazione fortissima nei confronti di, come dire, della politica che doveva affrontare delle situazioni. E siamo convinti che questa accelerazione ha portato il governo a inserire l'articolo sul commissario all'interno dello sblocca cantieri, perché hanno, come dire, messo in luce un problema estremamente forte, Certo, immediato, con una soluzione che avrebbe tagliato completamente, certo. come dire, la vita da una parte all'altra dell'Abruzzo, l'avrebbe diviso in due, e questo non era appunto possibile. Che loro fossero realmente pronti a chiudere quell'autostrada, siamo convinti di no. Siamo convinti che avessero chiaramente in mente che un atto di quel genere avrebbe portato un qualche movimento, e che qualche vantaggio l'avrebbero ottenuto anche loro. Quello che noi abbiamo sempre detto è che Strada dei Parchi, anche lei, negli anni passati era a conoscenza chiaramente della situazione in cui si trovava la sua autostrada, e negli anni passati, tutte le volte che ha realizzato i piani economici finanziari con richieste finanziarie per criticità al governo, non aveva mai, mai, mai segnalato l'aspetto È dell'acquifero. comunque una concessionaria. Ed è comunque una concessionaria, siamo d'accordo, ma siamo anche d'accordo che nel momento in cui illustri i problemi della tua strada, dai problemi alle gallerie piuttosto che all'ampliamento delle gallerie per la sicurezza, piuttosto che ai piloni, altro, era normale che segnalasse anche la criticità di essere sopra un acquifero che doveva essere messo in sicurezza, perché sappiamo bene dalle documentazioni che dal 2009, quando il commissario Balducci termina i suoi lavori e rimette una relazione nella quale segnala le cose fatte, adesso sappiamo anche fatte male, e le cose non fatte, questa relazione è stata portata a conoscenza di tutti, compresa Strada dei Parchi. Quindi in qualche maniera tutti erano a conoscenza che bisognava comunque intervenire ancora sulla messa in sicurezza. Dal 2009 al 2016 c'è stato, come dire, un blocco totale, un disinteresse tale che ci ha portato poi nel maggio 2017 con l'evento proprio più clamoroso, cioè tolgo l'acqua ai cittadini, poi piano piano la stessa Procura della Repubblica nel rinvio a giudizio dei 10 indagati mette in luce il fatto che c'erano state 7-8 situazioni di sversamento, quindi non è solo quella del maggio, ma anche altre passate. Cosa si farà adesso? Voi siete insomma ottimisti su una risoluzione a breve? Noi non siamo un granché ottimisti sulla risoluzione a breve, questo è chiaro, e ci rendiamo conto che anche i lavori non saranno lavori che finiranno a breve. Sarà ancora lunga, ma ancora lunga è il cammino, perché noi in questo momento ci troviamo davanti a uno studio realizzato dalla Regione Abruzzo, che chiamarlo progettazione è, come dire, un po' forte, è uno studio reale, però è uno studio, dove vengono messe in luce le possibilità, le azioni che dovrebbero essere svolte per poter mettere in sicurezza. Viene anche fatto una specie di conto economico, e ci sono circa 172 milioni, oltre 172 milioni sono necessari per la messa in sicurezza. In questo momento nella nomina del commissario viene dato anche uno stanziamento economico di circa 120 milioni in 3 anni. Noi abbiamo anche criticato questo. Perché 120 milioni, considerando che deve essere fatta anche una buona progettazione, secondo noi non sono sufficienti e non saranno sufficienti. Quindi abbiamo chiesto più volte di riflettere ai parlamentari, di trovare l'occasione di mettere uno stanziamento maggiore, anche diviso nei 3 anni, spalmato in 3 anni, però che fosse almeno, come dire, nella sua totalità individuato subito. Perché non vogliamo poi dover ogni anno rincorrere finanziarie su finanziarie per andare a individuare i fondi per poter andare avanti. Quindi questo è un primo problema. Il secondo problema, c'è da fare la progettazione e poi c'è da fare una realizzazione di questo. Quindi, insomma, la strada si sta piano piano segnando con dei ritardi enormi. Noi diciamo che dal 2017 al 2019 si sono persi sostanzialmente 2 anni in cui, in questo caso, la Regione Abruzzo ha fatto tavoli su tavoli senza mai arrivare a concretizzare. Tra l'altro, anche lì abbiamo più volte dovuto stimolare noi e portato noi la regione e il tavolo tecnico messo in piedi dalla Regione Abruzzo a fare determinate scelte, perché altrimenti ci avrebbero messo anche più tempo ancora. Siamo arrivati con ritardo, diciamo, ad avere questa situazione, diciamo, in via, quando si stanno ponendo i primi binari per poter far incamminare una reale soluzione. Intanto comunque in primis si aspetta il commissario.
Aspettiamo il commissario, vediamo quali saranno intanzitutto i nomi, sperando che sia effettivamente una personalità che abbia, come dire, una libertà totale nei confronti dei partiti, perché altre volte molti commissari sono stati scelti anche in funzione di una certa appartenenza o vicinanza a un movimento politico oppure all'altro. Noi crediamo che in questo caso debba andare una persona estremamente esperta, capace, che abbia anche coscienza, se vogliamo, del territorio e dei problemi del territorio. E non vogliamo che sia una scelta appunto legata soltanto ad un'appartenenza o una vicinanza politica, perché non è quella la soluzione stessa. Dopodiché il commissario avrà modo di dover crearsi un gruppo, uno staff, un gruppo di lavoro, perché sarà importante la fase della progettazione. E crediamo che il territorio e la regione in primis come ente, ma anche provincia di Teramo, provincia dell'Aquila e i comuni soprattutto, non debbano essere esclusi da certe scelte, perché il territorio deve essere a conoscenza di quello che avviene, proprio per impedire che fra qualche anno, 7-8 anni, succeda qualcosa e loro abbiano tutte le possibilità di dire: ma io non sapevo perché se ne è occupato un commissario. Quindi il coinvolgimento del territorio, dei comuni e dei cittadini dovrà essere il prossimo lavoro che svolgeremo noi in maniera forte. Noi vogliamo fare proprio da filo conduttore, da collegamento, trade union fra i cittadini e quello che avverrà. Questa è la prima azione, invece quella pratica, la prima che secondo voi si dovrebbe fare praticamente, effettivamente? Subito mettere mano ad una progettazione, chiaramente. Abbiamo uno studio, prendere, diciamo, spunto da quello studio, perché non è da cancellare, c'è già un qualche cosa iniziale, deve essere trasformato in una reale progettazione. Quello è il primo atto da fare velocemente, perché poi quando ci sono i progetti possono partire immediatamente anche i lavori. Noi non ci fermiamo solo a questo, perché adesso abbiamo aperto anche un canale interessante che vedremo nei prossimi giorni, mesi, che cosa succederà, perché un canale importante lo stiamo aprendo con l'Unione Europea. Sì. Proprio per quel problema che le dicevo, cioè il territorio si trova interessato da un sito di interesse comunitario e da un parco nazionale. Per cui tante azioni che sono state svolte, che vengono svolte lì, adesso vedremo se effettivamente tramite anche l'Unione Europea, sapendo che gran parte del nostro diritto ambientale nasce da direttive europee, nasce da normative europee, quindi il rispetto della normativa ambientale secondo noi è fondamentale anche nei lavori che verranno svolti. Non vogliamo un commissario che in deroga possa andare in deroga a tutte le normative, ma che applichi realmente i controlli e le giuste normative ambientali. Visto che queste norme ambientali sono frutto dell'Unione Europea, noi adesso apriremo un canale, e lo stiamo già aprendo perché c'è un certo interesse da parte dell'Unione Europea, dove sembrerebbe che le tematiche ecologiste finalmente possono avere una casa dove poterle veramente ragionare. I fondi per mettere in sicurezza sono... Sono 120 quanto? Milioni ecco. Di euro divisi in tre anni, quindi uno stanziamento di 120 milioni di euro divisi in tre anni. Questo è quello che prevede l'articolo ter del decreto sblocca cantieri, che parla appunto della questione della nomina del commissario. Secondo noi appunto non sono totalmente sufficienti. Non basterebbe. No, abbiamo già chiesto appunto ai parlamentari di riflettere attentamente e di eventualmente di modificare. Vediamo dall'Unione cosa Europea può arrivare un contributo poi? Dall'Unione Europea, se, per quello che noi apriremo, potrebbero arrivare anche interventi interessanti, ma è tutto da capire, da vedere, da considerare. Più noi, ripeto, vogliamo aprire un ragionamento con l'Unione Europea proprio perché quella struttura si trova immersa in una serie di normative ambientali, quindi verificare effettivamente il reale comportamento che si ha in quel territorio, quando si agisce su quel territorio, ma anche appunto quello che l'Unione Europea può dare per risolvere questo grande problema. Chiudiamo in questo modo. L'acqua del rubinetto, confermiamo, si può beviamola. Bere. Lei la certo. Beve? Io la bevo, come no? Perfetto. La bevo io, la beve la mia famiglia, noi beviamo l'acqua del rubinetto. Quindi l'acqua del rubinetto si può bere, ora ci sono semplicemente delle cose, se non semplicemente. No, ci sono dei controlli, ci sono delle procedure molto più attente. E sappiamo che l'acqua proveniente dai laboratori non entra nella rete in questo momento. Ecco, questo è importante. Ed è importante da una parte, dall'altra certo. È un problema, perché noi dobbiamo riconquistarci anche quei 110 litri al secondo. Ma perché c'è chi si domanda, cioè prima ci sono stati sversamenti, potrebbero esserci anche adesso, allora come la controllano l'acqua che poi noi ci sono veniamo? I controlli, ci sono ci le azioni. Sono i controlli. È vero pure che in potenza la situazione, fin quando non si apriranno il manto stradale e si interverrà su impermeabilizzazione e condutture, non avremo certamente una sicurezza totale. Ci troviamo in una condizione che in potenza ci troviamo sempre in una situazione estremamente delicata.
Bene, io la ringrazio. E grazie a voi. Per essere stato con noi, magari ci aggiorneremo con notizie un po' più importanti, diciamo, per quanto riguarda poi l'azione pratica, ottimisti appunto sulla eventuale poi definitiva risoluzione, quello lo possiamo dire. Grazie a Massimo Fraticelli, l'appuntamento con Prima di Tutto torna domani puntuale alle ore 7, grazie a voi per l'attenzione.